Lo chef Alberto Colacchio ha recentemente riaperto Al 59, lo storico ristorante di via Brunetti, a due passi da Piazza del Popolo. Tra gli innumerevoli invitati abbiamo incontrato l'attrice Roberta Garcia, che ha anticipato alcune sue novità per il grande schermo. C'è solo teatro nel tuo futuro imminente? No, finalmente, dico finalmente perché adoro il cinema. Non ne ho fatto ancora tantissimo. E adesso invece ho appena finito di girare una cosa che è pazzesca, ma dico io pazzesca perché è un film con tutti i rapper, Clementino, che Pechegno, Antò, ma una cosa proprio che mai avrei pensato di poter, che mi sarebbe capitata, però è un film serio, perché è un film, un action movie, una sorta di romanzo criminale girato a Napoli, e io faccio un ruolo cattivo e so proprio cattiva, so tosta, so pure un po' romanaccia, metto tutto in riga, e molto molto bello, una bella esperienza è stata. Un film che uscirà a novembre, anche questo il 15 novembre. Io ho fatto una partecipazione speciale, insomma mi si vede verso la fine del film, però è un inizio di qualcos'altro, vediamo. Ma è un film, cortometraggio? Film per il cinema. Ok, regista si può dire? Sì, è un'opera prima, lui si chiama Gianluigi Sorrentino, non è imparentato ma il nome promette bene. Altro da aggiungere come attività? Allora, in realtà sì, perché sto per girare un'altra cosa, un altro film. Sì. Ci siamo. Un film si chiama Al posto tuo, la regia di Max Croci con Luca Argentero e Stefano Fresi. È una cosa che farò a giorni, penso la prossima settimana. Sono molto emozionata perché faccio anche qui un ruolo da commedia, ma un po' più graffiante, una femme fatale, quindi una cosa anche abbastanza nuova, molto aggressive, divertente. E poi sono molto contenta perché insomma lavoro anche con degli attori, lavorerò con Stefano Fresi proprio nella fattispecie, però un bel film e quindi sono molto molto emozionata. Grazie e complimenti. Grazie a voi, ciao.